Buongiorno a tutti da NF16, siamo in compagnia di Leonardo Massa, Country Manager Italia di MSC Crociere, al quale chiediamo quali sono gli impegni in termini di volato della compagnia per l'inverno. Buongiorno a tutti, l'inverno 2016-17 è un inverno molto importante per MSC Crociere, con un impegno volato che non ha precedenti rispetto alle passate stagioni. Sugli Emirati voleremo ogni settimana portando circa 1000 italiani, composti suddivisi tra Emirates su Dubai e Alitalia Etihad su Abu Dhabi. Voleremo su Cuba due volte alla settimana, di sabato e di martedì, portando circa 900 italiani con voli all'Italia e charter della Meridiana. Voleremo sulle Antille, sul Ponta Pitre, con un charter meridiano ogni sabato da Milano e in più il volato di linea su Miami, per una disponibilità totale per le agenzie e i clienti italiani di circa 3.000 sedili a settimana. Anche questa è una crescita molto importante. A questo si unisce poi l'impegno aereo del volato estivo, che vede in Cuba la prima destinazione. Ma per gli agenti di viaggio dovrebbero esserci in pista breve delle iniziative e dovrebbero essere dei roadshow con realtà virtuale, immersiva. Ci racconti qualcosa? Certo, proprio oggi al No Frills presentiamo quello che abbiamo definito il Roadshow 2.0, con questa terminologia oggi molto in voga, che però vuole rappresentare semplicemente, a nostro avviso, un passo avanti per il modo di presentare prodotti e destinazioni. Partiremo presentando la nostra futura ammiraglia MSC Meraviglia, che varremo a giugno del 2017, ma che gli agenti di viaggio già oggi potranno vedere, scoprire e apprezzare attraverso appunto il supporto della realtà virtuale. Saranno roadshow organizzati, oggi ripeto sarà il primo in fiera, ma lo faremo in tutta Italia, in cui gli agenti, indossando gli Oculus della Samsung, guidati dai nostri operatori, potranno vivere tutte le peculiarità della nostra nave. Andranno avanti fino a novembre? Questi roadshow della realtà virtuale, questi specifici, andranno avanti in realtà fino ad aprile 2017 e si sommeranno all'attività invece che stiamo prevedendo di formazione sull'inverno 16-17, attualmente operativa sulle nostre navi nei vari porti italiani, che andrà avanti fino a fine novembre. Grazie mille a Leonardo Massa e alla prossima intervista di No Frills.